Allora, classicamente per fare un vaccino bisogna individuare intanto la sua composizione. E qui forse siamo a un buon punto perché mi sembra che ci sia concordanza fra tutti i vaccini proposti di individuare questa specifica proteina di questi Sì. aculei sì, che potrebbe essere l'antigeno, cioè la sostanza che non è di per sé tossica, però che è iniettata a un organismo che può essere sperimentale, può essere un essere umano, stimola la produzione di anticorpi che proteggano. Visto che c'è una concordanza, spero che sia vero, perché se fosse un abbaglio sarebbe drammatico, perché mi sembra che tutti i vaccini in sperimentazione puntino a questo specifico antigene. Detto questo, ovviamente ci sono delle evidenze sperimentali, bisogna passare alla sperimentazione umana. La prima sperimentazione umana, quello che si chiama di fase 1, è di provare su poche persone dosi diverse per valutare la tollerabilità, cioè che questo non faccia male, che questa iniezione non faccia male, e poi cominciare a misurare una prima risposta di anticorpi. Questo porta via un po' di tempo. Viene fatto su delle persone sane, volontarie, non a scopo protettivo, ma a scopo solo di vedere come reagiscono. E qui ci siamo perché pare che alcuni di questi vaccini, anche di concezione molto nuova, siano dentro questa fase. Il che vuol dire, è importante, che ci sono dei protocolli approvati, che sono sotto il controllo di autorità regolatorie, che i dati saranno pubblici, quindi sono un'enorme quantità di vantaggi. Il mio problema viene dopo. Normalmente che si fa? Detto che su questi primi dati viene fuori una dose ottimale, viene dose anche un regime, cioè dobbiamo fare una somministrazione, due, dobbiamo fare dei richiami, eccetera, cambia con l'età. Passiamo a una fase di valutazione più di protezione. E qua si parla di una fase 2 che viene estesa normalmente a qualche centinaia di persone. Già esposte al rischio e si valuta la loro risposta anticorpale, si valuta in qualche modo la protezione, ma non è ancora un vero e proprio studio di protezione. Questo potrebbe richiedere alcuni mesi dopo e potrebbe probabilmente partire già verso l'autunno. Quando si dice il vaccino è pronto in autunno, io penso che ci si riferisca a questa fase. Allora, la mia domanda è questa: se questa fase 2 potrà già dare delle indicazioni per un uso diffuso del vaccino o meno? Perché normalmente che si fa? Normalmente in altri tempi, perché la sperimentazione di un vaccino prendeva anni? Perché si passava a una fase 3, che era quella di vaccinare migliaia di persone sempre esposte al rischio. Vaccinare in maniera controllata, cioè ci sarebbe una popolazione vaccinata, una popolazione che non lo è e che vengono seguite, esposte al medesimo rischio per vedere poi nei mesi successivi o negli anni successivi quante si ammalano. Questa è una fase lunghissima, che è quella che porta via più tempo e che è la prova decisiva che il vaccino funziona a livello di popolazione. Non possiamo permetterci, per questo virus e per questa condizione, di aspettare una fase 3, perché vorrebbe dire aspettare altri 3 anni dopo, penso. Allora, io ho sentito delle interviste di Anthony Fauci, che su questo è un'autorità, dire faremo le fase 2 in maniera già da poter utilizzare questo vaccino subito dopo. Io chiedo se questo sia realistico. Allora, io concordo pienamente con Benny. Mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, dunque, io ho fatto un trial vaccinale di fase 3 per i vaccini acellulari antipertosse proprio con l'NIH, proprio con Anthony Fauci e compagni, nel 94-95. Ci ho messo 4 anni circa, ho speso circa 22 milioni di euro. Ho coinvolto 16.000 famiglie di questo paese e appunto con dei gruppi vaccinati e non vaccinati, quindi per vedere poi l'efficacia del vaccino. Quindi è chiaro che se andiamo a una fase 3
di un vaccino andiamo ad alcuni anni. La possibilità di una fase 2 estesa che non solo guardi alla sicurezza, ma già guardi alla risposta immunitaria, prendendo come risposta immunitaria un proxy, cioè un'approssimazione dell'efficacia. Okay. Perché questa è stata già esaminata, questa proposta, dall'EMA, dall'Agenzia Europea sui Farmaci, per l'influenza pandemica. Quindi diciamo è una strada percorribile che però richiede un cambio di regole, perché ripeto, oggi fare un vaccino richiede molti anni, addirittura 10 anni in media, e molti soldi. Quindi se si può fare la fase 2, in qualche modo questo aiuterebbe. Però diciamo, pongo due problemi, cari amici. Il primo problema è che oggi sono, non vi sarà sfuggito l'uscita l'altro ieri, cioè Sabato Santo, di questo commento della rivista Nature Review, che fa il punto sui vaccini disponibili, parla, grazie anche a questa Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, la CEPI, che un po' raccoglie tutte le massime istituzioni nazionali e produttive sui vaccini. Ci sono 78 vaccini in the pipeline, cioè in corso di fabbricazione, con diverse tecnologie. C'è questa concordia che Benny citava, perché oramai almeno 7 di questi vaccini sono già in fase 1 e sono tutti orientati a questa proteina S della superficie del virus, degli spike, delle spine del virus, che in qualche modo sembra essere promettente. Quindi questa è una prima. Quindi questa fase sta andando avanti, c'è una trasparenza dei progressi sulla costruzione dei vaccini abbastanza ampia, grazie proprio a questa coalizione che pubblica regolarmente questi dati, al di là dei media. Quindi questi sono dati scientificamente solidi, insomma, informazioni solide, e in qualche modo quindi penso che questo renda fattibile il fatto che entro la fine di quest'anno un vaccino con una risposta immunitaria significativa e una buona sicurezza sarà disponibile. Oh, ma questo non toglie che mancano le risposte fondamentali alla strategia di vaccinazione. Che, anche se oggi avessimo pronte le scorte di vaccino, ci dobbiamo fare delle domande fondamentali. Alcune le ha già fatte Benny, insomma. Che dose, richiamo o non richiamo? Probabilmente 2 dosi saranno necessarie, visto che la popolazione è sostanzialmente naif davanti a questo nuovo Covid. No, aspetta Donato, scusa, richiamo e non richiamo, si può sapere anche i tempi, cioè in una popolazione che non ha una storia di esposizione a un virus di questo tipo, probabilmente è necessario fare una prima dose di un vaccino e poi richiamarla dopo 2 settimane, 3 settimane, sono tempi da definire, da studiare proprio in questa fase 2. Il motivo per cui si fa la fase 2, uno dei motivi è questo. Ma l'altro punto è chi vaccinare. Mettiamo che abbiamo oggi il vaccino, l'epidemia è appena finita, che facciamo? Ci rivacciniamo tutti? E l'immunità da Covid, che sappiamo appartenere a una famiglia di virus che non dà immunità permanente con l'infezione naturale, cioè il raffreddore uno se lo può prendere 3 volte in un mese, perché gli anticorpi del Covid che provoca il raffreddore non sono di lunga durata. Mettiamo che, ripeto, allora che facciamo? Ci rivacciniamo tutti quanti ogni anno come facciamo per l'influenza? E poi chi vaccinare? Vacciniamo gli anziani a rischio morte o vacciniamo l'intera popolazione, cosa che non si è mai vista per nessun vaccino nella faccia della terra nella nostra storia? E ancora, insomma, voglio dire, ci sono molti quesiti, e la mia preoccupazione è che mentre tutto è orientato al momento biologico, alla ricerca biologica del vaccino, cosa sacrosanta, non mi pare si sia altrettanta attenzione sulle domande, sulla strategia di vaccinazione da eventualmente usare, e
insomma, e anche gli elementi scientifici, tra cui uno degli elementi che abbiamo citato prima, la sieroepidemiologia. Quanta gente ha già gli anticorpi contro il virus e quindi non si dovrebbe vaccinare. Esatto. Quindi abbiamo dei quesiti importantissimi. Ripeto, insomma, se avessimo il vaccino pronto, non potremmo somministrarlo il giorno dopo. Assolutamente, se non abbiamo la risposta a questi quesiti, che sono risposte anche queste che richiedono tempi lunghi, quindi io non vedo la possibilità entro il 2020 di vaccinare una popolazione. Poi quale, chi? I bambini non li vacciniamo perché non hanno gli ACE, i recettori ACE? Insomma, abbiamo tante questioni fondamentali. Quindi a me sembra importantissimo intanto ringraziare Michelangelo che ha avuto questa idea di una discussione sui vaccini, perché mi sembra sia un argomento che merita la massima attenzione, ma soprattutto mettere in cantiere attività di ricerca di campo che tentino di rispondere a questi quesiti, che sono, diciamo, di grandissima, grandissima importanza e che sono preliminari. Può essere anche che abbiamo miliardi di dosi di vaccino pronto a Natale di quest'anno e non se lo fa nessuno, perché intanto l'epidemia è passata, ma perché ci dobbiamo vaccinare verso una cosa passata? Oppure perché non abbiamo le risposte che sono necessarie per costruire una strategia vaccinale. Io non so se Benny ha un'altra domanda, ma stiamo andando verso la fine, ma io credo, scusate, vi precetterò già per la prossima settimana, vi dico già subito se possiamo fare uno stato di avanzamento anche di questo pensiero, se è possibile, ma credo, perché l'argomento è talmente interessante che dobbiamo approfondirlo ancora meglio. Io ho una domanda, allora a questo punto, sì, però allora non si può bloccare un mondo, adesso allora tutto quello che stiamo dicendo è assolutamente ovviamente corretto, parte da analisi scientifici, eccetera, però dobbiamo anche guardare al mondo che ogni giorno deve lavorare, deve fare la sua vita. Allora mi chiedo, la domanda è come, allora, ritornare al passato, cioè per assurdo un mese fa non si può più, ormai il mondo è cambiato, noi ritorneremo con delle abitudini completamente nuove. Quali le più importanti, e soprattutto ci sono delle attività produttive, c'è un paese che è completamente fermo, o comunque fermo fino almeno il 40% della produttività c'è, ma il rimanente è ancora tutto stop and go. Allora, qui è vero che voi siete degli scienziati, non siete degli economisti o sociologi, ma qui bisogna incominciare a pensare anche come, che strumenti la scienza può dare di risposta per ricominciare una vita, non dico la più normale possibile, ma insomma qualche, per ricominciare un po' a vivere, ecco, insomma. Scusate, magari è una domanda generale, però io immagino che anche voi come scienziati l'abbiate... Per rispondere a questa domanda, io non so rispondere se non in maniera molto generica, cioè dire riapriamo in maniera controllata partendo da attività essenziali. Poi che cosa vuol dire in pratica non saprei dirlo neanch'io. La questione è anche di avere dei dati molto più dettagliati rispetto a quelli a cui ho accesso io. Io ho accesso ai dati che vengono pubblicati sui giornali quotidianamente, sono troppo aggregati. A questo punto noi dovremmo, per fare le cose in maniera controllata, dobbiamo decidere di partire con certi settori e avere lì degli interventi molto mirati e molto dettagliati. Cioè, partiamo da una zona, forse un problema importante, mettiamo la situazione del raccolto, è importante, è urgente, bene, focalizziamoci sul raccolto, individuiamo le zone dove parte, dobbiamo avere lì sì una buona sieroepidemiologia, dobbiamo avere un controllo molto attento e partiamo da zone molto controllate e vediamo che cosa succede, cioè facciamo i tamponi, vediamo la sintomatologia, cioè le teniamo molto sotto osservazione, man mano si allarga. Questo potrebbe valere anche per fabbriche che vengono ritenute. Tanto vediamo l'esperienza di tutto quello che non ha chiuso, perché ci sono cantieri che sono in corso. Quanta gente si è infettata in questi cantieri?
Bravo, vediamo, bravo, vediamo, bravo. Partiamo, partiamo da, dalle fabbriche che non hanno chiuso, dicono che ci sono, che anche all'Ilva di Taranto si continua a lavorare, ma allora c'è un mare di dati già disponibili. Partiamo da questa realtà e teniamoli sotto un microscopio e allarghiamole piano piano. Questo non vuol dire impattare sulle abitudini, no, le abitudini saltano quest'anno, mettiamocelo in testa, cioè nessuno pensi di andare tranquillamente al mare, nelle discoteche, eccetera. Abbiamo un lavoro molto minuzioso e molto dettagliato. Quando si dice che, non so, Milano sta aumentando, ma io vorrei sapere a questo punto in quali quartieri, in quali caseggiati, in quali ambienti di lavoro. Non mi basta dire che ci sono 500 persone in più, non vuol dire niente su una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, 500 persone, perché una cosa è se queste sono sparse sul territorio, una cosa è se sono concentrate in alcune attività, in alcuni luoghi. Allora qui c'è bisogno di un'attività molto dettagliata, mettere alcune zone sotto microscopio e da lì partire. Tenendo conto anche, Benny, che abbiamo due pattern epidemiologici diversi, perché inutile dire, a Napoli la situazione di sanità pubblica non è migliore di quella di Milano, in Campania o in Calabria o in Sicilia, non è che abbiamo chissà che miracolose protezioni, però l'incidenza di questa epidemia è 10 volte o più inferiore e si è mantenuta tale per più di 60 giorni. E sta calando come sta calando al nord, quindi ci sono due situazioni molto diverse. Sono d'accordo con te che va avviata immediatamente una lettura caso per caso delle attività produttive, a cominciare dall'agricoltura, insomma, vedere i raccolti macerati sotto i trattori è un'ingiustizia oltre che tristissima, e davanti anche all'evidenza scientifica dei fatti, quanti operai si sono ammalati nelle fabbriche che funzionano. Citavo poc'anzi questa review pubblicata sul Lancet sulle scuole, che ha analizzato 18 lavori pubblicati recentemente su riviste internazionali, concludendo che praticamente non c'è stato alcun impatto della chiusura delle scuole sull'epidemia di Covid nel mondo. Quindi diciamo, di fatto alla fine gli autori concludono che le scuole andrebbero subito riaperte. Quindi in qualche modo bisogna leggere queste cose e progredire con coraggio, tenendo conto che poi purtroppo noi ricercatori, me per primo, ma tutti, scegliamo sempre non conoscendo la verità vera, perché non abbiamo il 100% di certezza, scegliamo sempre diciamo, il livello precauzionale. E che poi i politici ancora di più amano, perché essere precauzionali politicamente rende di più, mentre invece mollare qualche precauzione espone a dei rischi che poi si ritorcerebbero sul peso politico del decisore. Io penso che oggi ci vuole attenzione, ci vuole attività di ricerca, ma ci vuole anche coraggio, come invocava Michelangelo Carozzi. Ci vuole coraggio perché i danni della prorogata chiusura, i debiti che stiamo accumulando giorno per giorno, le decine di miliardi che ogni giorno perdiamo, non è aria, sono cose che pagheremo, che pagheranno i nostri figli. Quindi sono una situazione per cui il danno Covid si protrarrà per anni sul nostro paese come su altri paesi. E non è vero che tutti i soldi che abbiamo improvvisamente siamo diventati ricchi. Improvvisamente disponiamo di 400.000, fino a ieri mattina eravamo dei pezzenti, sempre in debito, adesso abbiamo 500 miliardi a disposizione. Sono cambiali, quindi in qualche modo mi sembra che ci voglia anche il coraggio di rischiare e di dire, signori miei, progressivamente si va a una riapertura, progressivamente si va, hanno aperto gli alberghi, ma se non aprono i voli, gli alberghi rimarranno chiusi. Esatto. E se il turismo è totalmente bloccato, ragazzi miei, ammazziamo la prima industria del paese. Quindi certo. Diciamo, ci sono dei problemi non piccoli. Io penso che vada fatta una coraggiosa valutazione e che i decisori, che oggi chiaramente le autorità governative, ma anche i nostri colleghi scienziati che supportano i decisori politici, e non siamo io e te, Benny, abbiano il coraggio di sfidare e di ammettere una situazione controllata, sì, ma progressiva, e che dia soprattutto
la speranza, cioè che dia il tema che ammazza di più anche immagino gli imprenditori, il fatto di non sapere quando, non sapere quando, e non sapere quando, noi non lo sappiamo il quando, è vero, però abbiamo dei segnali di speranza, abbiamo dei segnali di riduzione naturale e artificiale di questa epidemia, e quindi dobbiamo pensare di poter controllare questa situazione fermando la catastrofe paese. Bene, allora intanto vi ringrazio infinitamente di questo vostro intervento, e credo molto importante anche per capire, non dico finalmente perché questa parola questo non serve a niente, ma capire ancora di più in quale situazione siamo, come dobbiamo affrontare certi temi e quant'altro. Magari, ecco, se ripensiamo anche per la prossima volta un tema in particolare che credo che possa essere affrontato, anche come si leggono questi dati, e questo nei dati che stanno venendo fuori, secondo me è anche utile per ancora di più, non dico rasserenare una popolazione, ma far capire, informare in maniera corretta quello che sta in maniera straordinariamente accadendo. E quindi grazie infinite a Benny, grazie infinite a Donato. Posso lanciare una minima provocazione che mi gira nel cervello dall'inizio di tutta questa storia? Uh-huh. E poi ti spiego perché la tiro fuori. Mi chiedo, a proposito del vaccino, è pensabile oggi di vaccinare una serie di persone volontarie e fare un cortocircuito, e invece di fare un esperimento sul campo sottoporre questi a un'esposizione volontaria al virus per dimostrare che sono protetti? Qui la questione etica non è assolutamente una questione scientifica, si potrebbe fare, si è fatto. Tutta la storia della vaccinazione parte dall'esperimento. Da Jenner in poi. Parte da queste cose. Mi chiedo provocatoriamente, chi sarebbe d'accordo a accettare eticamente un esperimento simile? E lo tiro fuori perché me lo sono tenuto dentro, ne ho parlato con persone che si occupano di bioetica, ma poi l'ho lasciato nel cassetto. Lo tiro fuori perché improvvidamente, secondo me, Burioni alla televisione 2 sere fa l'ha detto. L'ha detto in coda a una trasmissione che stava finendo, un argomento che richiederebbe una discussione di settimane, mobiliterebbe coscienze, scienziati, eccetera, però lui l'ha tirata fuori come niente fosse e poi se n'è andato. E ha detto... il paradigma cambia perché faremo degli esperimenti praticamente su delle persone che si sottopongono volontariamente dopo essere stati vaccinati a un'esposizione al virus. Questo veramente sarebbe un esperimento cruciale, darebbe delle prove fortissime e permetterebbe di utilizzare il vaccino in maniera molto, molto ampia, senza aspettare tante ricerche che prenderebbero mesi e mesi, quindi potrebbe salvare migliaia e migliaia di vite. Eticamente oggi sarebbe accettabile, sarebbe prospettabile? È chiaro che il rapporto con i modelli animali va visto bene, perché se i modelli animali, come sembra sia il caso in questo virus, funzionano abbastanza bene, bisognerebbe pesare, diciamo, il contrappunto dell'uso di modelli animali come surrogati del modello umano, insomma. Quindi, però insomma, concordo con te che la questione merita dibattito e non deve essere escluso che in effetti già la fase 1 e la fase 2, come sai, espone al vaccino persone sane, ma insomma esporre poi delle persone di fatto che non sono a rischio di mortalità, come per esempio giovani, adulti, all'infezione, potrebbe essere considerato a fronte dell'immenso vantaggio che un esperimento del genere potrebbe fare. È stato fatto regolarmente per quasi tutti i vaccini del passato, quindi non ci strappiamo le vesti davanti a una cosa del genere, ma certamente l'argomento
pesantissimo e meriterebbe discussione.